Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come potete vedere, non sono a casa mia, location completamente diversa perché sono in un residence. Abbiamo deciso di prenderci qualche giorno di vacanza, di staccare un po' la spina e quindi siamo venuti a passare qualche giorno in questa zona del Chianti, quindi vicino a Siena in Toscana. E quando siamo arrivati in appartamento abbiamo trovato un cestino con alcuni prodotti in omaggio. Sono tutti prodotti mangerecci, quindi parliamo di cose da mangiare e io ho pensato di condividere con voi il contenuto. Per prima cosa hanno pensato alla colazione, quindi due bustine di cappuccino della Nescafè, questo è quello decaffeinato, comunque io il cappuccino Nescafè l'ho già provato tante volte ed è buonissimo. Poi abbiamo il caffè solubile, sempre della Nescafè, questo qui in praticissime bustine. Poi in questo contenitore ci sono delle bustine di tè e alcune tisane, vediamo che cosa c'è in particolare. Abbiamo una bustina di tè inglese per la colazione della linea Forte e Deciso, questo io non l'ho mai provato. Poi abbiamo questo tè al profumo di bergamotto. Poi c'è una tisana depurativa della Pompadour, questa in particolare ha tarassaco e curcuma. Poi sempre della Pompadour una tisana digestiva, finocchio e camomilla. Poi una tisana sempre della stessa marca Relax, in questo caso abbiamo valeriana e melissa. E poi una tisana benessere con 6 erbe, quindi hanno pensato anche ai momenti di relax. Poi all'interno di questo cestino ci sono anche delle cose golose, come ad esempio una confezione di biscotti Baiocchi Mulino Bianco, questi sono veramente sfiziosissimi e buonissimi. Poi ci sono due confezioni di ghiottini, questi qui sono i classici cantucci toscani, quei biscotti con le mandorle che di solito vengono associati al vin santo. Io sono astemia, quindi mangerò i cantucci senza vino, però sono veramente buonissimi. Questi qua, non so se riuscite a vederli, comunque sono ottimi. Poi abbiamo anche due confezioni di grissini, questi sono i fagolosi classici con olio extravergine di oliva e non li avevo mai visti nella confezione così piccola. Di solito avevo visto quella confezione lunga che trovate anche nei ristoranti. Così io sinceramente non li avevo mai visti. Comunque sono stati veramente carini e gentili a farci trovare questi prodotti. E poi ci sono anche delle caramelle. Qua dentro ci sono delle caramelle miste, me ne è anche caduta una. Comunque ce n'è al limone, poi ce n'è una alla fragola, ce n'è una al pompelmo rosa, poi c'è questa che cos'è? All'arancia, quindi insomma sono proprio caramelle miste. Quindi devo dire che siamo rimasti soddisfatti anche per questa cosa. Vi ho fatto vedere in questo breve video i regalini, i mangerecci che ci hanno fatto. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.